Campanello d'allarme per l'industria cartaria. I primi sei mesi dell'anno hanno segnato un calo di oltre il 6% della domanda interna. I dati diffusi durante la presentazione del MIAC 2015 in programma da mercoledì a venerdì. 24 profughi destinati in tre comuni, nuove partenze dal campo di accoglienza della Croce Rossa a Lucca, 12 destinati a Pieve Fosciana, 6 a Castiglione Garfagnana, 6 a Porcari. Ecco Sua Maestà il peperoncino, due giorni da tutto esaurito per il centro storico di Camaiore che nel fine settimana ha ospitato la festa PIC. Cascio celebra la castagna in archivio con un nuovo record di presenze, la 32esima castagnata in piazza di Cascio. Esordio vincente a Palatagliate, parliamo di basket, seconda vittoria in due giornate delle Mura Lucca che batte 93-81 Parma. Il calcio, il Ghibiborgo strapazza lo Spoleto, al Portelise i ragazzi di Fanani si impongono 3-1 per il secondo successo stagionale e recuperano il vantaggio dello Spoleto. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in primo piano il bilancio dei primi sei mesi del 2015 dell'industria cartaria, un bilancio che è stato tracciato questa mattina in occasione della presentazione del MIAC, il salone dedicato proprio all'industria cartaria che si svolgerà a Lucca da mercoledì a venerdì. Sentiamo Luigi Casentini. Industria cartaria nazionale ancora ai vertici mondiali. Ma calo della domanda interna e soprattutto politiche energetiche penalizzanti stanno riducendo notevolmente la competitività delle industrie italiane. Questo è il campanello di allarme suonato dal vicepresidente di Assocarte Antonio Pasquini in apertura di conferenza di presentazione della 22esima edizione del MIAC, la mostra internazionale dell'industria cartaria. I dati forniti dal numero 2 di Assocarta sono riferiti al primo semestre 2015 e vedono, a fronte di una produzione totale pressoché mutata, un aumento di vendita per quanto riguarda gli imballi e il tissue, mentre una flessione è stata registrata dalle carte per uso grafico. Dati però che vanno letti in relazione all'export, perché se è vero che le carte per usi igienici e sanitari sono cresciute del 2,2% in totale, per quanto riguarda il mercato interno hanno subito un calo del 6,2%. Dato preoccupante se messo in relazione alle spese energetiche che devono affrontare le aziende nazionali rispetto agli altri competitors europei. Un dato fra tutti, il prezzo dell'energia elettrica al netto degli oneri accessori è stato a luglio 2015 di 67,77 euro per megawattora, mentre in Scandinavia era di 9,55 euro e in Germania di 35. Spese che, insieme a quelle delle materie prime e soprattutto dello smaltimento degli scarti di lavorazione, vanno ad incidere pesantemente sul prezzo del prodotto finale. Uno scenario non totalmente roseo per un comparto che ha comunque assorbito bene gli effetti della crisi. Se siamo fuori dalla crisi, se ne parla in continuo. Un po' di movimento, diciamo, in giro lo si vede, però ancora a dire che la crisi è passata non me lo sentirei. E come dicevamo, le cifre sono state fornite questa mattina in occasione della presentazione del MIAC. Dal 14 al 16 ottobre Lucca torna ad essere per la 22esima volta il centro nevralgico dell'industria cartaria mondiale. Si aprirà infatti al Polo Fiele di Sorbano la 22esima edizione del MIAC, la mostra internazionale dell'industria cartaria. 270 espositori provenienti da tutto il mondo presenteranno le novità in campo di realizzazione e lavorazione di tissue, carta da imballaggi ed ogni genere di prodotto dell'industria cartaria. Presentata nella sede dell'Associazione Industriali di Lucca, promotrice dell'evento, l'edizione di quest'anno, oltre a confermare Lucca come punto di riferimento internazionale del settore, presenterà alcune novità. Prima tra tutte, il ritorno all'utilizzo del primo piano della struttura, dove troveranno posto gli stand di 23 aziende. Aumenta anche la presenza di espositori orientali, dalle 3 aziende della scorsa edizione alle 7 di questa. Una 3 giorni che vedrà a Lucca la presenza di partecipanti altamente qualificati. Basti pensare che lo scorso anno furono 300 le aziende internazionali a inviare al MIAC i propri tecnici. Accanto alla mostra espositiva sono in programma 4 convegni riservati agli operatori del settore.
Allerta meteo di tipo moderata per la giornata di domani, lo fa sapere la Protezione Civile regionale. Infatti fin dalla mattina sono attesi forti temporali, in particolare nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Sono previsti, oltre ai temporali, anche possibili grandinate, colpi di vento e un elevato numero di fulmini. Il comune di Pietrasanta ha sigillato l'hotel Candia e farà pagare ai proprietari i costi dell'intervento, lo ha annunciato la stessa amministrazione comunale. Erano infatti ampiamente terminati i termini per ottemperare all'ordinanza con cui il comune imponeva ai proprietari dell'immobile di chiudere porte e finestre in modo da impedirne definitivamente l'accesso ad estranei e l'occupazione abusiva. Visto che i proprietari non hanno fatto alcunché, oggi è intervenuto il comune. E sempre a Pietrasanta le buone notizie: torna potabile l'acqua in 250 utenze che erano state interessate dall'emergenza taglio. L'uso potabile dell'acqua rimane però vietato ancora in 340 utenze. La mappa con il dettaglio dell'area ancora interessata è disponibile sul sito internet e sulla pagina Facebook del comune di Pietrasanta e anche di Gaia S.p.A. E adesso torniamo a parlare dell'emergenza profughi, che riguarda anche il nostro territorio. Nelle prossime ore 24 richiedenti asilo lasceranno Lucca, destinate ai tre comuni del territorio. Altri 24 profughi si accingono a lasciare il campo accoglienza della Croce Rossa di Via delle Tagliate per essere alloggiati nei comuni della Lucchesia. Lo ha annunciato il prefetto Giovanna Cagliostro nel corso di un incontro del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione tenutosi in prefettura. Di questi 24 immigrati, 12 verranno accolti nel comune di Pieve Fosciana, 6 in quello di Castiglione Garfagnana e altri 6 a Porcari. Il prefetto ha reso noto che dal 20 settembre scorso sono complessivamente 81 gli stranieri trasferiti dalla tenso struttura di Via delle Tagliate ai diversi centri temporanei di accoglienza sparsi sul territorio. All'interno del centro della Croce Rossa sono attualmente accolti 80 richiedenti asilo. La riunione ha affrontato poi alcuni aspetti tecnici riguardanti le modalità di accoglienza dei migranti, con particolare riguardo alla gestione dei minori non accompagnati richiedenti asilo. Su questa tematica è stato deciso di costituire un tavolo tecnico tra i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni del terzo settore, coordinato dalla prefettura. Il prefetto Giovanna Cagliostro ha consegnato l'onorificenza di cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana all'ammiraglio Flavio Biaggi. La consegna è avvenuta alla presenza dell'assessore del comune di Viareggio e del comandante della Guardia Costiera. È stato inaugurato al mercato di Marlia il defibrillatore automatico donato dall'associazione Marciatori Marliesi. L'apparecchio salvavita è stato consegnato da Ruggero Taddeucci, presidente dell'associazione, all'assessore Serena Frediani. Presente alla cerimonia anche Stefano Ungaretti dell'associazione Mirko Ungaretti Ollus, che ha fatto una dimostrazione dell'utilizzo dell'apparecchiatura. Andiamo, adesso parliamo di scuola, perché si avvicina un appuntamento che coinvolgerà Lucca e Forte dei Marmi, destinato proprio al mondo della scuola. Il 13 e 14 novembre Forte dei Marmi e Lucca ospiteranno il Festival della Scuola, evento promosso dall'AGESC, l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, per celebrare i 40 anni dalla fondazione. A presentare il programma della manifestazione a Buongiorno con noi è stata la presidente dell'associazione a Lucca, Michela Del Carlo, che ha spiegato anche il senso dell'iniziativa. Questa scelta è stata concepita come una vera e propria festa della scuola, una festa per mettere in luce le eccellenze scolastiche, e vede il coinvolgimento di 40 istituti scolastici che parteciperanno con laboratori didattici, artistici e musicali e convegni ed incontri rivolti sia alle famiglie che ai docenti, dirigenti, educatori, insomma tutti coloro che operano a pieno titolo nel mondo della scuola e dell'educazione. A Forte dei Marmi il festival si svolgerà venerdì 13 novembre a Villa Bertelli e alla scuola media Guidi. Il giorno seguente gli appuntamenti si sposteranno su Lucca, in particolare al Real Collegio, negli auditorium San Francesco e San Romano e al liceo artistico e musicale Passaglia.
Tra gli eventi più importanti il convegno sulla legalità in programma sabato mattina in San Francesco, al quale sarà presente tra gli altri Don Luigi Ciotti. Sempre sabato dovrebbe arrivare anche il ministro all'istruzione Stefania Giannini e l'organizzazione sta lavorando per portare al festival altre personalità di rilievo. Il programma del festival sarà visibile entro pochi giorni sul sito festivalscuola.it. Parliamo del weekend appena trascorso, tanti eventi sul territorio della provincia. Partiamo da Camaiore, dove protagonista è stato il peperoncino. Due giorni da tutto esaurito per il centro storico di Camaiore, che nel fine settimana ha ospitato la Festa PIC, ottava edizione della manifestazione dedicata al peperoncino. Un centinaio gli stand presenti per mostrare le infinite varietà di capsicum, il termine scientifico con cui si indica la pianta dal frutto piccante per eccellenza, esibite in rigoroso ordine di piccantezza, profumati, rigogliosi e colorati, dai classici rossi alla variante tabasco, fino al cielo chiacchierato Viagra del Cile. I peperoncini, quasi tutti di produzione toscana, hanno incuriosito centinaia di persone. A condire la due giorni anche i cooking show dello chef versiliese Gaio Giannelli e gli incontri di approfondimento sugli effetti benefici del peperoncino, fino alla consegna del premio Personaggio PIC 2015, assegnato quest'anno al musicista Roy Paci. Graziata dal meteo, che non ha sciupato la giornata di apertura di sabato, la Festa PIC di Camaiore punta a confermarsi come appuntamento di respiro nazionale, secondo solo al Festival di Diamante in Calabria, patria italiana del piccante. L'Accademia Italiana del Peperoncino ha 92 sedi in Italia e ne ha 9 in Toscana, cioè la Toscana è la regione più piccante d'Italia perché abbiamo 9 sedi. Era quindi ineluttabile che prima o poi ci fosse un evento piccante in Toscana. Abbiamo cominciato con Camaiore 8 anni fa e stiamo andando alla grande. Io credo che dopo il Festival del Peperoncino di Diamante, Camaiore, la festa di Camaiore è sicuramente l'evento più importante d'Italia dedicato a Sua Maestà il Peperoncino. E alla Festa PIC di Camaiore vi anticipo dedicheremo una puntata di Zoom in onda domani sera su Noi TV alle ore 19. E nel fine settimana, il 14 e 15 ottobre, a Lucca in scena uno spettacolo dedicato a Dino Terra. Al Teatro San Girolamo, il 14 e 15 ottobre, l'appuntamento è con il Grande Teatro. Va in scena, infatti, lo spettacolo La Ruota Dentata, omaggio a Dino Terra, scrittore ma anche drammaturgo e critico letterario del Novecento. A realizzare l'evento è la Fondazione Dino Terra, che lo presenta a Lucca in prima nazionale. Lo spettacolo, con la regia di Marco Solari e interpretato da attori e ballerini, vuole proporre al pubblico la varietà degli scritti di Terra attraverso un montaggio di frammenti di alcune sue opere, dall'Amico dell'Angelo fino a quelle degli ultimi anni, come un uscio al di là del cielo. La Ruota Dentata è stata presentata a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini, dal vicepresidente della Fondazione Mario Battaglia e da Daniela Marcheschi, direttore scientifico della Fondazione. Io ho conosciuto Dino Terra tramite Daniela Marcheschi, francamente come purtroppo tanti italiani non lo conoscevo. E Daniela mi parlò lungamente di questo autore e mi fece conoscere questi suoi testi. Quindi da 2 anni mi sono messo a leggere praticamente un po' tutta la sua opera, che come dicevo prima non è soltanto teatrale, saggistica, di romanzi, di poesia, in forma diciamo minore, e di grande animazione per l'Italia. Lo spettacolo del 14 e del 15 ottobre andrà in scena alle 21. Il giovedì, alle ore 10, l'evento sarà proposto agli studenti delle scuole superiori. Al Lido di Camaiore, grande successo per la Polo Beach Cup. Sentiamo Massimo Mazzolini. Gli ingredienti perché fosse un grande successo c'erano tutti. Una splendida giornata di sole, un mare meraviglioso, il pubblico e due gare avvincenti che hanno concluso la 7ª edizione della Viareggio Polo Beach Cup, vinta per il 2º anno consecutivo da FIPA Group, che ha battuto nella finalissima disputata ieri sulla spiaggia di Lido di Camaiore il team Villa Ariston. Al 3º posto la squadra Dottor Vraniers e al 4º il team Engel & Folkers.
in assoluto la migliore edizione e per presenze internazionali abbiamo addirittura un rappresentante del Maharaja di Jodhpur, il suo ambasciatore, India, America, Cina, Azerbaijan, quindi siamo veramente molto soddisfatti, sono venuti da tutto il mondo per noi, non abbiamo spostato nulla, loro sono venuti da noi in questa bellissima costa e quindi questo è il risultato. A consegnare il premio FIPA Group, composto dai giocatori Matteo Beffa, Bernd Ors, Cedric Schveri e Martin Riglos, è arrivato Andrea Bocelli, che da autentico appassionato di cavalli ha espresso il suo entusiasmo per la manifestazione, sottolineando l'importanza di iniziative come la Viareggio Polo Beach Cup. Bellissima finale, con il tempo tutto, la location perfetta. Conoscevi già Viareggio? Sono già venuti parecchio e l'anno scorso a vincere, di nuovo. E anche per questo appuntamento abbiamo dedicato una puntata di Zoom che andrà in onda domani sera su Noi TV alle 20:10. Dal mare alla montagna, a Cascio di Molazzana, dove il protagonista è stata la castagna. Sono giunti in migliaia domenica scorsa a Cascio per la 32esima castagnata in piazza. La festa organizzata dalla locale associazione sportiva ricreativa è dedicata alla castagna e ai suoi derivati. La manifestazione ha registrato il record di presenze di sempre nel piccolo ma accogliente paese del comune di Molazzana. La castagnata si è aperta con un pranzo dedicato a tutti quei prodotti derivati o parenti stretti della castagna. Poi nel pomeriggio sono stati arrostiti quasi 10 quintali di castagne in un mix tra storia e tradizione. Molto apprezzata la selva didattica non molto distante dal paese. Vicino ad un metato i giovanissimi hanno raccolto castagne e fatto le mondine. Lungo le strade e nelle piazze anche canti e musica grazie al coro Alpi Apuane e a Giornatta, oltre alla partecipazione del Centro d'Arti di Gallicano. E il successo della manifestazione, secondo Fra Benedetto Mathieu, non è solo merito della nobile castagna o delle crisciolette. Sì, sicuramente, perché trovano che Cascio è un bel luogo non solo geografico e panoramico, ma di socialità. E' quello che è il più importante, perché bei luoghi in Garfagnan se ne trovano dappertutto. A Cascio si trova anche la socialità. E con questo servizio chiudiamo la prima parte del TG, una breve pausa e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva. Fra poco.